E così eccomi qua, su questo splendido palco. Certo, da quando ho iniziato questa carriera da cabarettista, a coltivare questo hobby, non posso dirvi che la mia condizione economica è migliorata. Voglio essere sincero, ok? Perché uno sul palco si deve mettere a nudo. Giovedì scorso, non più tardi di giovedì scorso, ero ai servizi sociali a Siniscola, perché io abito a Capo Comino. Sono andato ai servizi sociali, gliel'ho detto: dottore, sono povero, ho due figli, mi devi dare una mano. Sai cosa mi ha detto? Povero, povero, però chissà maglietta de Adidas. Una maglietta de Hitler. Guardi che queste non sono strisce dell'Adidas, questa sono sascosta, sa. Ha capito la situazione qual è? Così io vado in giro nei locali, mi chiamano nei matrimoni, sto cercando di fare quella che si chiama la gavetta, di farmi le ossa. Nella mia zona ho qualche risultato, ce l'ho già. Da poco c'è stato il primo caso di una fan che ha avvicinato mia madre. Mi raccontava mamma, era l'LD, stava imbustando la roba, a un certo punto si è sentita tenere per il braccio, era una ragazza, l'ha guardata e gli ha detto: signora, lei è la madre di Mauro Salis. E mamma, che dovete sapere, da quando sono piccolo così gode di una stima nei miei confronti, mamma la nau, cosa deve, soldi anche a te, cazzo. No, ha fatto no, però suo figlio con questa storia del cabaret si sta montando la testa, ok? Si sta montando la testa. Mamma, uno sguardo proprio da saggia, si era pompiata la nau, lei si sbaglia. E da quando è piccolo così che prova a mettergli quel pezzo, non gli monta mio figlio, non gli monta, è impossibile. Ho fatto alla Nusei, dopo lo spettacolo, un ragazzo si è avvicinato, incazzato, niente, gli ho detto: che c'è? Ehi, questa storia di Giuliano Ferrara. Si era arrabbiato perché durante lo spettacolo ho usato dire che Giuliano Ferrara è grasso. Ma proprio lui te non è grasso Giuliano Ferrara. Qual è il problema? Se non è grasso Giuliano Ferrara, qual è il problema? Che siamo noi 7 miliardi troppo appiccicosi nel mondo. Che se non è grasso Giuliano Ferrara, spiegatemi una cosa, perché da piccolino, quando faceva il bagnetto e che perdia sa paperetta, che gli attorrava sempre sa guardia costiera? Perché non posso dire che Giuliano Ferrara è grasso? Se quando te lo trovi in fila al bancomat, da chi gli sta davanti a chi gli sta dietro, va a 3 ore al defuso orario, cazzo. Perché non posso dire che Giuliano Ferrara è grasso se è la madre, la prima che ha dichiarato: mio figlio, però lo conoscere bene bene, a pede di che era in 3 ore. Qualcun altro se la prende con me perché dice: Mauro, è troppo facile prendersela con Brunetta perché è basso. Allora, vorrei che sia chiaro da questo palco una volta per sempre: io non ho mai detto che Brunetta è basso, io ho semplicemente detto che noi non sapremo mai l'esatta altezza di Brunetta. Sì, sì, mi solo mi giurare che andestimente suggire. Sono razza di Orgo, nelle mie vene scorre sangue di Orgoso. Basta guardare le analisi del sangue, il gruppo sanguigno è a braso, ok? Sono così. Quindi la prima tappa che dobbiamo fare qual è? Li porta Orgoso a vedere i murales. Il problema è che ogni volta entriamo in paese, a loro gli cade l'occhio su quel cartello con la planimetria del locale, crivellato. Quando lui è sai Susetti fa: cosa sono quei buchi? Non sono buchi, vai in oramare. Non sono buchi, sono dei punti che ti indicano dove in paese puoi trovare un bed and breakfast, un centro servizi e una guardia medica. Comprendendosi? E quello grande al centro, questo è Ballasola, quello è il tuo buco. Perché il cabaret questa cosa te lo permette. Di invertire un po' la storia. Cioè, ho pensato se al bar, come ci siamo stati noi uomini, ci fossero state le donne. Voi! A voi! Voi che uscite di casa, se andate a mi vivere una birra che in Giovanna, prepara a mandicare. E noi uomini a casa alle prese con le faccende domestiche. Io sono uno per la parità di genere, con la semplice compito ad esempio di passare lo straccio, a me che hanno minare a depulire, pulo infine, spugnetta nel battiscopa, mi organizzo bene. Quando la sento entrare nella porta, allora mi metto dritto col bastone, esettando il suo complimento. Solo che quando entrate a casa voi smettete di essere le nostre donne, le nostre mogli, le nostre figlie, diventa su capo di scientifica, comincia questo monitoraggio, pompiano in tottuve tranne dove hai pulito tu, e tu sei qui in questo fuste, sembri uno uscito miracolato da una slavina, almeno vai questo grazie complimento o no, a un certo punto sai cosa fa lei? Mette il dito sul mobiletto della televisione che tu pensavi tassellato a terra, lo sposta, ti pompiano e qui? Cazzo, su un decimetro squadro. Immagina lei che esce di casa e dice a lui: preparami
mi il tiramisù, torno subito, sto andando a pagare un buffo dai Pascali. E lui disperato il tiramisù, io lo so fare, sì che lo sai fare. È come quel lavoro che facevi da piastrellista in cantiere. Pones crema, pavesino, stuccasa, torrasa pones crema, massetto, pavesino, stuccasa, un po' di cacao e zacca a frigo. Dopo 3 ore lei esce e si sente questa voce che gli ronza per la testa e che non la lascia in pace un minuto. Una voce che dice così. Ti casi dimenticavo di narrare de satellia, cusso vaga casino. Così lei torna a casa dopo 4 ore, va in frigo a cercare il tiramisù e non lo trova. Va nel banco della cucina, niente, finché non sente una voce che suona più o meno così. Cazzo, su caffè lo di piova che sprur grasso. Si avvicina al bagno, spalanca la porta, la scena è questa. Lui inginocchiato davanti a un mare di pavesini, il caffè a destra, gli oro saiba a sinistra. La scena isterica che tutti noi uomini abbiamo imparato ad ascoltare. Cosa ci fa in bagno con gli oro saiba? Teso, prova lui che stu su battiscoppa che su pavesino. Avanti, forza! Ma la sai raccontare una barzelletta? Una barzelletta? Va bene, mi organizzo e racconto una barzelletta. Così voglio sfatare proprio il fatto. La barzelletta, mi scuserete, parla della creazione. Dio crea il paradiso, il cielo, il mare, la terra, le piante, gli animali, e poi crea Adamo. Lo lascia libero nel paradiso, con l'accordo che se Adamo ha qualcosa da dire, da recriminare, il lunedì alle 7 ci troviamo in una mattonella. Questo è quello che dice Dio. Adamo sta una settimana a spasso per il paradiso e il lunedì alle 7 si presenta in questa mattonella. Oh! Che c'è Adamo? Oh, no, che bello, ha fatto un travaglio bellissimo. E quindi? Non ho compreso chi cazzo mi deve accoppiare, Deo. Ho pensato anche a questo, Adamo, tene pazienza. Lo addormenta, gli stacca una costola, Eva, bionda, 90, 60, 90, già nuda. Adamo appena la vede, la prende per la mano, la trascina nel bosco per una settimana di sesso sfrenato. Sull'unisa sassette e torna in cue. Oh! Vite qua, Adamo. Questa cosa che mi hai messo in mezzo alle gambe. È bellissima. Lo so, Adamo. E quindi, da che li ho 30. Adamo, da te deve nascere una stirpe. Ti sei macchiande. Non ti posso fare con 30 uccelli, lo capisci? Non mi ne va che 30 mica sono andande. Dio cede al ricatto. Riaddormenta Adamo, soffio vitale. Adamo si sveglia, ha uccelli dappertutto, nelle cosce, nei gomiti, nel petto, si tocca dappertutto. Appena si rende conto della situazione, in un impeto di gioia alza lo sguardo verso il cielo e dice: tu e sì che mi hai scompreso, grazie! E corre verso il bosco a raggiungere Eva, ma dopo 200 metri di corsa sente una voce che gli fa: Adamo, che c'è mio signore? Dichi padua scassetta dei coglioni, vedete che piccare. Grazie, a te lo me la sanno al mezzo. Grazie mille, arrivederci, ciao.